Avevo iniziato a girare questo video ieri, ma poi mi si è scaricata completamente la fotocamera. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la prima box review del mese di novembre. Come state? Spero tutto bene. Il libro che vi porto oggi è uno dei libri che ha ottenuto 4 stelline su Goodreads, poi vi spiegherò il motivo per la quinta stellina mancante, che ho letto quest'estate e che ho comunque apprezzato davvero, davvero tanto. Le assaggiatrici di Rosella Postorino, uscito nel 2018 per Feltrinelli. Un libro chiacchieratissimo secondo me, infatti io lo avevo acquistato per il mio compleanno proprio perché ne avevo sentito parlare così tanto, così bene sui social. La storia parla di Rosa. Rosa è una ragazza, una giovane donna, abbandonata in un certo senso dal marito, andata in guerra. Nel periodo dell'Olocausto, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in Germania appunto. Dai vari paesini della Germania vengono prelevate una decina di donne, non so, noi ne analizziamo una decina nel gruppo di Rosa, ma comunque sono molte di più probabilmente. E vengono selezionate e portate in questa caserma dove vengono assaggiati i piatti destinati al menù quotidiano di Hitler, in modo che si possa verificare se non sono stati avvelenati dal nemico e via dicendo. Quindi il ruolo delle assaggiatrici, appunto, di cui fa parte Rosa, è un ruolo molto importante per gli esiti della guerra mondiale, ma soprattutto per la vita di Hitler. Un lavoro, devo dire, ignobile e di cui non sapevo assolutamente nulla. Chiaramente queste donne vengono retribuite, ma vengono trattate appunto come cavie da laboratorio. Perché ogni pezzettino di cibo che assaggiano potrebbe essere effettivamente l'ultimo boccone che ingoiano di cibo in generale nella vita. E poi c'è anche questa specie di paradosso per il quale tutto il resto della popolazione tedesca vive a pane e acqua praticamente, perché si tratta di un periodo molto povero per tutto il paese. E invece loro sono comunque servite con piatti luculiani e via dicendo, che però potrebbero nascondere un'insidia letale per loro. E quindi noi analizziamo la vita di queste donne nel seguirsi dei mesi, degli anni, nella speranza che nessuna di esse perisca durante uno di questi assaggi. Il periodo, diciamo che mi piace molto, lo sapete, è uno dei miei periodi storici preferiti di cui leggere romanzi, soprattutto romanzi non necessariamente storici, ma anche romanzi di fantasia, ecco, ispirati al periodo. Il fatto che protagoniste siano delle donne piace molto perché comunque preferisco sempre una protagonista donna a un protagonista uomo perché sono un po' femminista inside, devo dire, quindi ecco, mi è piaciuto molto. Però, se devo essere sincera, la protagonista non mi ha soddisfatto particolarmente. L'argomento in generale è interessante e originale perché appunto questo ruolo delle assaggiatrici, questo lavoro delle assaggiatrici, non lo conoscevo, non ne ero assolutamente a conoscenza, però appunto leggendo di queste cose sono rimasta inorridita, come è giusto che sia, perché alla fine rispetto ad altre professioni, ad altre mansioni, che soprattutto magari nei campi di concentramento vengono sempre più messe in risalto, diciamo, sono più famose, ecco, passatemi il termine. Il ruolo delle assaggiatrici è quasi segreto perché appunto il fatto che i cibi di Hitler venissero assaggiati doveva essere anche lì un segreto appunto, quindi non si doveva sapere chissà quanto perché altrimenti non si sarebbero potuti scoprire i nemici. Però appunto, ripeto, è una professione di cui non ero a conoscenza e mi è piaciuto molto. Il ruolo dell'assaggiatrice è fondamentale. Fino alla fine, diciamo, anzi fino a metà libro, comunque non si capisce bene il criterio con il quale vengono selezionate le donne in questione. Anzi, io sono giunta alla conclusione che venissero selezionate donne o sterili, quindi incapaci di avere figli, anche perché la sottoposizione a veleno poteva comunque essere fonte di sterilità alla fine, oppure donne sole, donne comunque con il marito al fronte, oppure donne con bisognose di soldi, quindi già con una famiglia numerosa e che avevano bisogno di soldi per sopravvivere, di soldi e comunque rifornimenti alimentari. Vediamo tutte queste donne con storie diverse, alcune fanatiche, infatti alcune vengono selezionate penso per il fanatismo nei confronti del Führer, ma molte altre lo fanno per il bisogno, quindi mettono a repentaglio la propria vita perché hanno bisogno di sopravvivere. Come dicevo, il periodo storico è uno tra i miei preferiti. Questa affermazione la dico spesso, ma non vorrei mai che venisse fraintesa come un sostenere appunto le ideologie tedesche del periodo della Seconda Guerra Mondiale, anzi,
Semplicemente mi affascina questa cosa della dittatura, il fatto dell'olocausto, mi affascina vedere quanto l'umanità possa cadere in basso. Ogni volta che leggo un romanzo ambientato in quest'epoca, mi accorgo di quanta cattiveria, di quanta disumanità ci sia dietro all'essere umano, che è un po' un gioco di parole, passatemelo perché non saprei come spiegarmi meglio. In generale i personaggi li trovo molto validi, per quanto Rosa, la nostra protagonista, l'avrei preferita un po' più forte, un po' meno frivola. Per gran parte del libro, se non per tutto il libro, noi andiamo a vedere non solo il ruolo della saggiatrice di Rosa, ma anche la vita sentimentale di Rosa. Quindi vediamo tutte le sue menate mentali sul marito al fronte, perché lei è ancora innamorata, perché lei lo aspetta, però mentre lo aspetta poi arriva qualcun altro nella sua vita e lei si sente sporca e insomma, cioè si dà molta più importanza, anzi lei stessa dà molta più importanza alla sua vita sentimentale e relazionale che non alla sua vita biologica e a chi la sta sostenendo, quindi i suoi suoceri, insomma, che la ospitano in Germania in attesa che il marito torni dal fronte. E questo fa di lei una donna abbastanza frivola, secondo me. Poi magari l'ho interpretata male io, perché effettivamente ci sono dei momenti dove Rosa si preoccupa per le sue compagne, fa parte della squadra, diciamo. In molti altri momenti lei risulta essere piuttosto egoista, pavida, comunque che si bea, diciamo, dei favoritismi che ottiene grazie a determinati comportamenti che tiene all'interno di questo posto. Però attraverso gli occhi di Rosa, che è appunto la voce narrante, noi conosciamo delle altre protagoniste che invece incarnano perfettamente i valori che io amo nelle donne, come per esempio il Friede, il mio personaggio preferito di questo libro, perché è la classica donna burbera, non si sa bene per quale motivo sia lì fino alla fine, e nel momento in cui scopri le motivazioni di Elfriede effettivamente per cui è diventata un'assaggiatrice, ti innamori completamente del personaggio, perché è una donna fortissima che sa affrontare la situazione peggiore di tutte, rischia qualunque cosa pur di sopravvivere, molto di più delle altre, a differenza di Rosa Sauer, che così è all'inizio e non ha una crescita morale del personaggio fino alla fine. Questi altri personaggi invece vediamo che si trasformano dall'inizio fino alla fine, li rivalutiamo, siamo portati a rivalutarli, quindi diciamo che nel complesso i personaggi sono stati molto validi, anche se, ripeto, avrei preferito una protagonista migliore, e questo è il motivo per il quale non ho ottenuto 5 stelline, per colpa di Rosa. Lo stile di Rosella Postorino è molto scorrevole, una capacità di spiegare tematiche difficili, emozioni difficili da descrivere, molto bella, ha uno stile, ripeto, scorrevole, che ti attacca alle pagine, ma soprattutto ti rende molto molto empatico verso quello che succede. Infatti ha scritto altre cose, io non ero a conoscenza di questa autrice, ma so che ha scritto altri romanzi molto simili a questo come argomenti, che voglio assolutamente leggere, che ho già inserito in wishlist, nella mia wishlist di Goodreads. Per concludere, un libro davvero consigliatissimo, un libro che con leggerezza, e leggerezza inteso non a livello emotivo ma a livello di lettura proprio, vi saprà trasmettere delle emozioni e delle nozioni storiche veramente intense, bellissime, e la storia vi coinvolgerà sicuramente tantissimo. Amanti del romance anche, potete approcciarvi a questo libro in maniera molto tranquilla, perché ragazzi, c'è la storia d'amore qua in mezzo, oltre a tutta la tragedia che si consuma intorno alle assaggiatrici. Però se siete anche incuriositi quanto me sul tema della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto e tutte le piccole sfaccettature di questo periodo terribile, questo è il libro che fa per voi. Voi l'avete letto? Cosa ne pensate? Avete qualche altro romanzo di Rosella Postorino oppure con tematiche analoghe da consigliarmi? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che questo libro possa interessare ai vostri amici, parenti, conoscenti e via dicendo, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma sia fantastico e bellissimo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella appena di fianco per non perdervi nemmeno un video. Un bacione
e ci vediamo alla prossima.